E parliamo con Sidney Sibilia, l'avete riconosciuto, regista che questa oggi ritiri un premio che, se non sbaglio, è un Nastro d'Argento per la miglior commedia, che è proprio tua ed è L'Isola delle Rose. Sì. Beh, posso togliere adesso? Puoi togliere adesso e ci devi anche dire che effetto fa ritirare questo Nastro d'Argento. No, è sempre una grande emozione, no, ma poi lo dico sul serio, cioè sono molto emozionato. Poi per me, io ho proprio bisogno di questo. È stato un film che è uscito in un momento in cui erano tutti a casa, no? E quindi sentire la gente, vedere le persone, per me è una grande gioia, e sono contentissimo, perché poi l'ambizione è sempre quella di far fare due risate al pubblico, e questo vuol dire che un po' ci siamo riusciti. Che per me è da sempre, è una vita che provo a far fare due risate alla gente, e quindi l'idea che ci riesco mi fomenta. E tra l'altro ci riesci con un film che racconta di un grande idealista, tra l'altro storia realmente accaduta, clamorosa, però ecco, questa grande utopia, credere fino in fondo nel proprio ideale, che era quello che volevo raccontare. Io volevo a me mi dispiace quando dicono questa cosa non si può fare, perché penso che se uno ha tanta voglia di fare, ha due amici e un po' di determinazione, io credo che si può fare più o meno tutto. E questa era la storia che volevo raccontare, che se il mondo così com'è non ti piace, lo puoi cambiare. Cioè, anche se molti protestano e basta, invece se ti rimbocchi le maniche forse si può cambiare il mondo. Ecco, e su questo direi che non c'era miglior messaggio per concludere l'intervista. Grazie, grazie Sidney Sibilia, grazie. E complimenti per questo nastro. Grazie.